Medaglia di bronzo per l'unica scuola di danza paganese partecipante al concorso internazionale Agro in Danza. Le allieve della palestra Igea hanno ottenuto il terzo posto nella categoria Speranza con la loro Tintarella di Luna, un inno all'estate e all'allegria. È stata una cosa emozionante, era quasi ora che nell'agro arrivasse una kermesse di danza e niente, per noi partecipare è stata già una grande cosa. Essere arrivati poi in finale non ne parliamo, quindi le bambine sono emozionatissime, speriamo, incrociamo le dita e in bocca al lupo a tutti. Tra l'altro in una cornice particolare, questo sì, auditorium. Questo auditorium che veramente è una cosa bellissima e il comune veramente ha organizzato e ha dato via a questa iniziativa che veramente, non lo so, ci porta in vista, ci mette in risalto e niente, non sono contenta per questo. Ad ospitare il concorso, che ha accolto centinaia di allievi di scuole di danza da tutto il territorio, l'Auditorium Teatro Sant'Alfonso Maria dei Liguori, le sue sale e la sua cupola. La manifestazione, organizzata dall'ASDA, ha avuto grande successo grazie anche alla partecipazione di ballerini di spessore come Giovanna Spalice e Vinicio Mancinini. Il bilancio è più che positivo, abbiamo raggiunto dei risultati diciamo, inaspettati all'inizio della manifestazione. Ci sono state oltre 28 scuole e oltre 300 allievi che sono venuti a gareggiare a questo concorso, per cui penso che il bilancio sia più che positivo. Stasera c'è un afflusso di pubblico notevole, per cui penso che sicuramente siamo contenti per come è andata.